chi volesse fare domande di avvicinarsi, di fare segno a Don Andrea che ha in mano un microfono volante. Allora, c'è una domanda che mi viene da fare ad entrambi. Professore, se lei ha parlato di noia degli studenti in classe, però poi ha detto sì, però bisogna evitare che il docente diventi, cioè sia attrattivo, ma non si faccia portare dietro dalle note. Allora, e lei, professore, ha parlato invece di una scuola che passa da scuola per tutti a una scuola a misura di ciascuno. Allora vi chiedo, un'unica domanda per entrambi, ecco, come si fa a essere attrattivi senza cadere come docenti nell'essere attori, se non poi nella farsa di cui lei parlava, e come si può essere attrattivi diventando anche la scuola di ciascuno, perché forse è più semplice, come dire, essere attrattivi per un gruppo, ma essere attrattivi quando hai di fronte magari 25-30 ragazzi per ognuno. Ricominciamo dal professoressa Colombo, sono solo 5 minuti. Una minaccia. No, grazie per la domanda. Qui rispondo forse anche con la mia competenza un po' più professionale che non solo accademica, perché è una domanda più pratica. Effettivamente ci avevo già pensato a questa risposta. Noi non possiamo cedere terreno come istituzione, cioè comunque stiamo parlando di un fatto scolastico che è, deve rimanere istituzionale, quindi con questa forte caratura di risposta universale, quindi per tutti, ai bisogni, altrimenti la scuola perde il suo senso, no? Originario, non è più, prima ho parlato della promessa tradita, ma non è più nemmeno in grado di farla una promessa se non ha questa consistenza. Il problema è non rincorrere l'efficienza, ma il carisma, cioè l'istituzione come tale ha una legittimazione che deve costantemente rinnovare, cioè essere legittimati vuol dire essere poi autorevoli, no? potersi rivolgere alle persone che ha in carico, che tra l'altro in un mercato formativo la scelgono sulla base proprio di delle caratteristiche di una fiducia. Ora, questa fiducia va in qualche modo riposta non sull'efficienza, caratteristica che naturalmente deve avere, altrimenti un'istituzione poi non sta in piedi di per sé, quindi l'organizzazione comunque c'è, ma non è quella la base della fiducia. Deve essere il carisma, il carattere della scuola, cioè il carattere delle persone che ci lavorano, perché il carattere della scuola non è il carattere dell'edificio, ovviamente dell'ambiente, il carattere che poi si riverbera sul fatto che noi formiamo il carattere delle persone che ci stanno dentro, cioè le qualità etiche, essere il fuoco dell'attenzione e della vita quotidiana dei ragazzi. Le domande che arrivano dai ragazzi, ecco perché la slide mi viene in aiuto, e che emergono, le traggo anche da questa indagine che ho citato prima, sono queste, cioè trovare persone credibili, trovare persone su cui contare, non che oggi io mi specchio in loro e le prendo, diciamo, per buone qualunque cosa facciano, ma che proprio si mettano alla prova la loro credibilità e offrano in un interscambio, quindi quanto diceva prima anche il professor Triani, prima di tutto conoscere e riconoscere l'altro, no? Quindi la differenza tra i ragazzi, riconoscerla, se io neanche la riconosco non posso conoscere, essere testimonianza e ovviamente campioni di relazione, qui mi ritrovo pienamente con quanto detto dal collega, cioè l'insegnante come professione sì, culturale dispensatrice, ma anche osservatrice. Allora, rispondo così, la risposta reale è complessa, da un punto di vista teorico è semplice, nel senso che
l'attrazione dell'insegnamento e la sua personalizzazione si basano sulla fedeltà a quello che in tutti questi anni noi abbiamo chiamato il triangolo dell'azione didattica. È semplice, tecnicamente, nella misura in cui noi continuiamo a tenere presente che la funzione della scuola è l'insegnante e l'alunno, ancora meglio, l'alunno e l'insegnante, che entrano in relazione per qualcosa, per un apprendimento, chiamiamolo concetti, competenze, possono cambiare, ma per qualcosa. E l'attrazione quindi non si gioca sulla seduzione relazionale dell'insegnante rispetto all'alunno, ma si basa sulla credibilità dell'insegnante rispetto all'oggetto, mantenendo la relazione, è evidente. E questo è la base anche per la misura di ciascuno, perché il compito di un insegnante è che ogni alunno, la sfida, il coraggio, possa arrivare ad apprendere qualcosa rispetto a quell'oggetto. La libertà didattica è questo. La libertà didattica non è un fine. La libertà didattica è lo strumento essenziale che l'insegnante ha per dire: non lascio nulla di intentato, perché Luigi, Maria, Benedetta, Abdura, Mirez, eccetera, eccetera, da qualunque punto partano, possono fare un passo in avanti rispetto a quell'oggetto. Questo è l'impianto degli scenari molto forti. Quando noi lavoriamo sui bisogni educativi speciali, io lavoro spesso su questi aspetti, non è che dobbiamo dire, no, allora non fa niente. No, la scuola c'è, la scuola è per l'apprendimento. Allora deve saltare 2 metri. No, guarda, forse può saltare 80 centimetri, che è sempre meglio che 40. No, se salta 2 metri non lo vogliamo. Che ragionamento è? Intanto portiamo alla 80, ma dal punto di vista pratico è complessissimo, lo capisco bene. Ce n'ho 25, 21, 20, come faccio? Ma dal punto di vista teorico, occorre tenere la fedeltà a quel punto. Invece a volte noi lavoriamo sull'apprendimento e non teniamo di conto la relazione, lavoriamo sulla relazione e non teniamo conto dell'apprendimento, e a volte quando uno non raggiunge l'apprendimento diciamo, come Bobby Solo negli anni 60, non c'è più niente da fare, ma non diciamo neanche è stato bello sognare, come diceva Bobby Solo, perché piuttosto era una situazione da incubo. No, l'insegnante dice a misura di ciascuno che passo posso fare perché quell'apprendimento un pochino possa essere fatto. Io quella la definisco una didattica che ha il coraggio di provare sempre. Mi state iniziando, siete troppo bravi, rispondete in fretta. Questo vuol dire che abbiamo del tempo anche per qualche domanda in sala. Sarà l'orario, sarà che siete all'inizio, non siete ancora... No, c'è uno. Vi chiedo per favore di dire... Mi chiamo Stefano Montacini, sono il rettore della scuola Romano Bruni di Padova. E grazie per le 2 lezioni, ma anche grazie tantissimo a Fide per tutti voi per aver aperto la sessione con questo bellissimo brano di Benedetto XVI. E poi mi rilascio questo brano, un'affermazione di questo brano, perché io penso che nella mia esperienza la grande questione sia veramente la posizione dell'adulto nei confronti della realtà. Il carattere e tutto quello, il coraggio. Allora io dico, mi ha colpito questa espressione che a un certo punto fa Benedetto: si tratta di comunicare ai giovani l'apprezzamento per il valore positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla a servizio del bene. È un compito questo in cui siamo impegnati in prima persona. Io vi chiedo allora, come fa la scuola, gli adulti, come è possibile gli adulti prendere, diciamo, assumersi questo compito, perché mi pare che uno dei grossi problemi, i grandi problemi degli adulti sia esattamente la mancanza di coscienza della positività, del reale, della vita, e l'incapacità quindi di desiderare per sé e per i giovani di spendere al servizio del bene. In fondo, mi chiamo Sorbella Concetta Ventura. Attualmente sono fuori dalla scuola purtroppo, però ci ho lavorato per 35 anni ed è rimasto l'amore, questa realtà.
Due domande alla professoressa Colombo, o meglio, una riflessione e una domanda. La riflessione è che di fronte a questa tendenza a relazionarsi con l'assolutamente simile a sé, diventa difficile anche l'educazione all'intercultura. Non perché venga coscientemente rifiutata, ma perché quasi non la si vede più, si tende a omologare. Anche chi è molto diverso da noi, io vivo in una comunità internazionale in questo momento, quindi questo rischio lo colgo molto bene, innanzitutto in me. Poi una domanda, i suoi studenti come reagiscono di fronte a questa analisi del rapporto giovani-adulti? Grazie a te. Porto la Colombo all'altra, così abbiamo già svelato che conosco chi sta per parlare. Allora, volevo cogliere quel punto sulla valutazione e rilanciare la sfida come genitori, io rappresento i genitori, e perché mi sembra talmente bello, talmente importante oggi, non solo anche perché è anche un decreto attuativo sulla valutazione, tanto per essere in tema, diciamo, ma del Sistema Nazionale di Istruzione a cui noi apparteniamo. Ma mi interessa questo aspetto genitori e docenti e la valutazione come possibilità, come percorso di crescita, di formazione dei genitori. Se no, molte volte parliamo un po' del sesso degli angeli, le solite cose, parliamo di valutazione. I docenti devono insegnare ai genitori come guardare la valutazione, per cui la famosa domanda non cosa hai preso, ma cosa hai fatto a scuola, e questo vuol dire rivoluzionare tutto. Per cui io lancio proprio una sfida alla FIDAE che ci aiuti su questo, ci aiutiamo, perché purtroppo davvero c'è una carenza da parte dei genitori molte volte su questa questione, però può essere un percorso, possiamo magari nelle nostre scuole inventare qualcosa di nuovo che possiamo proporre ad altri, e noi ci stiamo. Io posso dire, non sono presidente attuale dell'AGEST che arriverà domani, che è Montero, ma posso dire, essendo nell'esecutivo, che noi ci stiamo in questo, proprio per dialogare anche con le altre scuole statali. Grazie a me, grazie a Colombo. Vorrei aggiungere che i genitori si vive un rapporto molto conflittuale. Prima mi pare che la professoressa dicesse c'è una rincorsa, no? A essere sempre più attrattivi, però molte volte questo è anche un contrasto tra adulti, perché spesso i genitori, è una domanda che mi ero preparato di sera, se non arrivava, cioè, il fatto anche che sono un po', il termine non è mio, ma l'hanno già usato, sindacalisti dei propri figli, quindi è vero che vogliono sapere come hai voto, e poi valutano se il voto è adatto al loro figlio, non se il figlio davvero, cioè come danno una valutazione. Se c'è un'altra domanda, se no cerchiamo di dare delle risposte, questa volta siamo meno cavalieri, no? Cominciamo. Sempre meglio rispondere dopo, perché intanto si ripensa alla risposta, no? Pazienza. Grazie delle domande, faccio brevemente. Su appunto come fare per attivare l'apprezzamento verso la realtà, è la questione educativa di fondo rispetto alla quale io credo che la risposta sia: si attiva l'apprezzamento alla realtà solo nella misura in cui l'adulto stesso l'apprezza e l'adulto stesso desidera. E desidera il bene. In questo, secondo me, ci gioca molto l'importanza di una comunità professionale all'interno di una scuola, perché non ci dobbiamo nascondere che l'insegnamento chiede risorse, anche risorse psicologiche e personali, e solo nella misura in cui gli insegnanti si alimentano nel desiderio di bene, secondo me questo apprezzamento della realtà viene alimentato e mantenuto. Sono molto breve, ci sarebbero tante cose. Sulla valutazione mi viene questa immagine, non vedo più la dottoressa Colombo, così. Mi viene questa immagine che ho riflettuto anche con degli insegnanti. Noi qui, in questo momento,
siamo in questa situazione perché abbiamo, almeno così mi spiegano i fisici, non so se sia vero, però, anche perché c'è la forza di gravità. Se non ci fosse la forza di gravità, balleremmo tutti. Però noi siamo qui anche perché abbiamo un senso. Quindi, come dire, c'è una forza di gravità materiale e c'è una forza di gravità spirituale. La scuola. La forza di gravità spirituale della scuola si chiama, per me, promozione integrale della persona e accompagnamento formativo di ciascun alunno. Ma la forza di gravità materiale della scuola, non ce lo dobbiamo nascondere, si chiama valutazione. Voi provate a entrare un anno in classe e dire: quest'anno non c'è la valutazione, gli alunni liberano e si alzano continuamente, i genitori sono assolutamente sprovveduti, il sistema lievita. Ma è una questione di equilibrio, perché se noi giochiamo solo sulla forza di gravità materiale e non sul senso che stiamo dando, in realtà restiamo fermi. E l'analisi che io sto facendo con molti insegnanti è che il peso che noi stiamo dando alla valutazione e alla valutazione quantitativa spesso prende talmente forza che ti appesantisce invece che essere quella dinamica che ti permette di camminare. Allora io dico sì, dobbiamo ritornare a ragionare sul senso formativo della valutazione, senza irenismi o particolari, come dire, utopie, perché c'è anche una funzione certificativa della valutazione, c'è una funzione sommativa legata, ma ritornare al senso formativo diventa importante. E in questo, là dove si può appunto cercare di ridurre il circolo vizioso, no? Per cui c'ho solo tre voti, dovrei averne cinque, no? Si va in cose che, per cui c'è la dipendenza dal voto dei genitori che comincia nella scuola primaria. E io sto lavorando molto con alcune scuole primarie dove almeno lì cominciamo a liberare dalla dipendenza dal voto. In prima elementare ci sono delle scuole che dicono saggiamente: diamo il voto alla fine dell'anno. Aspettate, gli diamo il voto alla fine dell'anno. Anche perché mi devi spiegare come fai a dare il voto di tecnologia in prima elementare dopo tre mesi. Dopo tre mesi come fai a dare il voto di tecnologia? No, l'abbiamo dato. Ma come fai? Allora, secondo, io condivido pienamente questa sottolineatura. Nella consapevolezza che quando vai a toccare la valutazione vai a toccare la forza di gravità. La forza di gravità materiale però, perché se diventa la forza di gravità spirituale, non funziona più. Sui genitori, di due battute, e spesso con diversi di voi ne abbiamo parlato. I colloqui genitori-insegnanti oggi chiedono competenze nuove agli insegnanti e alla scuola. Perché non esistono più le udienze di una volta, ma esistono dei colloqui ormai che rischiano di diventare colloqui clinici o colloqui legali. Sono queste le due cose. Colloquio legale, per cui alcuni si portano anche illegale, o colloqui clinici. Le vostre udienze è bene che siano colloqui pedagogici. Ma allora qui dobbiamo cominciare a ragionare, con alcune scuole stiamo cercando di farlo, su che cosa significa il proprio di un colloquio pedagogico, che è esattamente la centratura sulle risorse di apprendimento di quel bambino, di quel ragazzo, di quell'alunno, di quel giovane ormai, e come possiamo lavorare insieme su quelle risorse, sapendo che hai tutto lo spettro. Dal genitore che ti dice: è tutta colpa vostra, al genitore che dice: è tutta colpa mia, al genitore che dice: è tutta colpa dell'altro, del genitore che non viene. E qui però c'è un punto fermo, che è il primato della persona. Quando i genitori non ci sono, i figli ci sono. Sembra il decalogo minimo per insegnare, ma non è scontato. E questo fatto di non far corrispondere pensieri e atti
per esempio da parte dell'adulto, genera nel bambino, nel ragazzo, una confusione, una difficoltà quindi a mentalizzare l'altro, cioè a prendere in sé la mente dell'altro, quella del suo insegnante, e quindi veramente ad aderire a fare prostri. Mentre una certa incoerenza o confusione o l'atteggiamento di stupidità, la stupidera infantile la possiamo accettare, la stupidera adulta non è accettabile, eppure è frequente, anche perché l'adulto stesso non se ne accorge. Sono i ragazzi che spesso, rispecchiandosi nell'adulto, notano le incongruenze. Ecco, questo io direi, per andare verso una scuola al servizio del bene, facciamo pulizia mentale, cioè che i nostri pensieri si riflettano nei nostri atti. Una stupidaggine, ma basilare. Poi ringrazio molto per le domande sociologiche che mi sono state poste personalmente. La prima sull'intercultura, tra l'altro un campo dove io mi spendo e mi sono spesa, è molto, molto intrigante, perché l'intercultura è il problema di oggi a tutti i livelli, anche l'incontro tra la cultura adulta, le culture adulte dei genitori e degli insegnanti e la cultura infantile. Ormai c'è una cultura infantile, a prescindere da come noi trattiamo i nostri ragazzi, insegniamo i ragazzi, c'è un mondo dedicato a loro, intorno a noi. Quindi queste culture si interfacciano con la difficoltà, spesso le stesse difficoltà delle culture cosiddette altre, occidentale, orientale, africana, meridionale. Cioè possiamo adattare il termine intercultura tranquillamente alla relazione adulti, bambini, adulti, giovani. E qual è il problema? È riconoscere l'altro, come dicevo prima, è la difficoltà di oggi, questa tendenza omologante o di appropriazione dell'altro, cioè farlo nostro o diventare noi come l'altro, comportamenti imitativi, lo vediamo in rete, no? I ragazzi vogliono ciò che tutti vogliono, ma non riescono a volere qualcosa di diverso. Questo è veramente un problema, una ginnastica dell'altro che noi dobbiamo fare continuamente, rimarcando che lo scontro o l'incontro sono parte dello stesso processo e che è soprattutto inevitabile. Pensare di barricarsi nell'uno o nell'io o nel se stesso, andando alla ricerca di quelli come noi, e ripeto, internet ci facilita purtroppo, l'uso delle app facilita, perché basta essere utenti della stessa roba che siamo tutti potenzialmente simili, omologati, uguali. Quindi questo è proprio un lavoro, ed è la scuola, solo la scuola che può prendere le distanze di questo. La famiglia non ha forse né tempo né la centratura corretta per entrare a pieno, a gamba tesa, su questa disponibilità verso l'altro, cioè ammettere che l'altro appunto è altro da me, quindi fare un'esperienza che poi nella relazione interculturale, ma qui avrei un'altra conferenza, significa prima di tutto vedere l'altro che è in me, cioè cominciare a tener conto della complessità di se stessi. I miei studenti, un'altra bella domanda intrigante, quando gli racconto il rapporto adulti-giovani, come reagiscono? Allora, i miei studenti sono sempre più giovani e sempre meno adulti, cioè io ho notato questo, forse anche il collega può dirlo, cioè fanno fatica, anche quando parlo del problema della denatalità e della difficoltà a scegliere la genitorialità, oggi lo dicono i dati statistici, facciamo un lavoro sulla loro, che pure hanno 20, dai 20 ai 22 anni, eccetera, quindi con possibilità di generare, non la contemplano minimamente come un problema che le tocca. Cioè si vedono sempre sul versante giovani e quindi fanno fatica ad assumere questa prospettiva, questo sì, e mi guardano attoniti, e il mio terrore è che ripetano ciò che gli insegniamo senza averlo veramente interiorizzato. Io vi ringrazio, credo che questa prima sessione che si conclude con 5 minuti di ritardo. Ah, è stato bravissimo.